Cari amici di Ventre Emozioni Web Radio, un carissimo saluto e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Eccoci qui. Siamo arrivati anche questo mese al secondo appuntamento. Siamo a fine febbraio e ci avviciniamo piano piano alla stagione della primavera. E proprio di primavera quest'oggi parleremo, perché da qualche giorno è uscita questa nuova pubblicazione di Antologica Atelier, una raccolta antologica di poesie relative proprio alla primavera. Infatti il titolo del libro è Della primavera, parole come germogli. Ci sono varie poesie, troverete anche poesie mie, e quindi ci piacerà parlare di questa nuova stagione che si appresta a scuotere i cuori e le nostre sensazioni. Ma non solo, abbiamo lasciato da poco, comunque sia, siamo a San Valentino, quindi mi piacerà parlare con voi alcune poesie d'amore, ma non solo, pensieri, anche perché magari leggevi qualche testo di canzone relative all'amore, che io penso sia una forza universale, no? Il motore che muove essenzialmente il mondo. Poi parola naturalmente allo spazio di cordialmente Anita e chiuderemo ricordando invece, per quanto riguarda il sondaggio relativo al Festival Poetico che sta continuando dopo la selezione dei testi. Ora invece ci troviamo proprio ad votare. No, avete 5 possibilità per poter votare le 3 poesie, quindi autori che si classificheranno in questo primo Festival Poetico di Vento d'Emozioni. Come dicevo, della primavera parole come germogli, la rinascita che sboccia come gemma attesa, e giovani fiori si aprono nel giardino che è la nostra stessa vita, dove seminiamo le speranze che sono tante. Della primavera parole come germogli, potete trovare questo libro su www.lulu.com. Ed è proprio una sorta di inno, l'inno che è musica di colorati petali, l'erba verdeggiante come un bambino che cresce verso l'alto, e verso l'alto appunto vogliamo tendere questi teneri fili del prato, i sogni, le attese, il poter credere che la vita sia viva e giusta. Ai poeti le parole non mancano per inneggiare nella forma che Antologica Atelier auspica nello scrivere in forma innica e idillica. Timidamente ritorna a fiorire la terra in preparazione ai frutti prossimi che coglieremo, e foglia dopo foglia, fiore dopo fiore, il trionfo delle parole riempirà i nostri occhi e le nostre pagine. I poeti riuniti in questa nuova raccolta antologica formano un coro che inneggia al risveglio della natura, che è un po' la nostra anima bambina. Quindi troverete poesie oltre alle mie anche Sergio Bascio, Maria Cao, Rita Donatini, Fiorella Fiorenzoni, Lucia Lanza e Maria Rosa Oneto. Voglio leggervi ora qualche poesia. Questa poesia si intitola Palpitava in un cuore di Maria Cao. Dell'azzurro cielo sfrecciano le rondini, vestendosi di luce e fiori, danzano gli alberi, muovendo con vezzo il verde dei nuovi abiti. Palpitava in cuore la voglia di sole, e sei arrivata, profumata primavera. Sei esplosa nell'aria, con profumi nuovi. Prometti infiorescenze e tutto rinnovi, tutto risvegli. Incanti e gioia doni, l'anima trema. La natura è un credo che sfocia in bellezza, e noi, estasiati, in contemplazione. Veramente molto bella questa poesia, proprio le immagini della primavera che si, diciamo, materializzano dinanzi. Rita Donatini scrive invece Tra le pieghe del vento. Lo vedi questo sole che
che impavido filtra tra i rami, nelle pieghe del vento si insinua per i capelli tuoi spettinare ed illuminare d'un caldo oro ambrato. Lo senti questo silenzio, spezzato solo dal cinguettio d'un passero in amore tra le nubi rosate, in cerca di compagnia? È il preludio alla primavera che la vita avvolge col suo caldo tepore, con la voglia sua di rinnovo e di rinascita, come un seme che s'appresta a schiudere l'anima sua in un piccolo germoglio. Ecco, il sole fa capolino tra i rami, ancora spogli, come lo sguardo tuo, tra sospiri e pianti. Fiorella Fiorenzoni, invece, ci scrive Aria di primavera. Tutto rinasce intorno a noi. Nei prati risplende la poesia dei primi fiori, colorati e profumati, che rallegrano gli animi e di gioia riempiono i cuori. I primi germogli sui rami regalano un verde più nuovo, annunciano fresche speranze e il vento, leggero, torna a palpitare sul declivio della collina. L'azzurro del cielo, velato qua e là di nubi leggere, sorride al gaio sole, che gioca sui prati con i fanciulli felici, mentre il passero cinguetta una canzone a sera, per dir che è primavera. Ci sono veramente tante poesie che danno questo senso primaverile che è presente nell'aria. Concludiamo con Gemma di Lucia Lanza. Teneramente si affaccia al primo sole, tiepido come bimba indifesa. Raccoglie in sé la vita. Ad occhi chiusi nasce in attesa del successivo giorno rugiadoso. Gemma sei stata e sarai bambina fino all'ultimo giorno dei tuoi pochi anni, che sono mille. Dicevo che all'inizio parlavo insomma di San Valentino, questa festa degli innamorati, anche se secondo me San Valentino dovrebbe essere tutti i giorni, no? Dedicarlo alla persona amata. Volevo lasciarvi qualche pensiero, qualche poesia, ma anche qualche testo di canzone di alcuni autori famosi proprio relativi all'amore. L'amore, come dicevo nell'anteprima, è una forza esclusiva, una forza primordiale, direi quasi universale, che muove il mondo. Questa poesia è di Pablo Neruda e si intitola Prima d'amarti, amore. Prima d'amarti, amore, nulla era mio. Vacillai per le strade e per le cose. Nulla contava, né aveva nome. Il mondo era dell'aria che attendeva. Io conobbi saloni di cenere, gallerie abitate dalla luna, hangar crudeli che s'accomiatavano, domande che insistevano sull'arena. Tutto era vuoto, morto e muto, caduto, abbandonato, decaduto. Tutto era inalienabilmente estraneo. Tutto era degli altri e di nessuno, finché la tua bellezza e povertà riempirono l'autunno di regali. Sempre molto intensa la poesia del grande Pablo Neruda. Prima di lasciarvi con un pezzo musicale dedicato all'amore, voglio invece leggervi quest'altra poesia. Una poesia molto bella, molto
classica, potremmo dire. William Shakespeare, sonetto 75. Tu sei per i miei pensieri come il cibo per la vita, o come le dolci piogge per la terra primavera. E per tua pace io sostengo una lotta simile a quella dell'avaro col suo scrigno. Ora, orgoglioso del possesso, dopo un momento ansioso che il tempo rapace gli rubi il suo tesoro, ora, pensando sia meglio stare con te da solo, poi, che sia ancor meglio mostrare al mondo la mia gioia, sazio talvolta di mangiarti con gli occhi e subito dopo affamato di un tuo sguardo, possedendo o inseguendo solo il diletto che ho già avuto o dovrò avere da te. Così, giorno dopo giorno, ho fame e sono sazio, o divorando tutto, o di tutto mancando. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro e da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, ma tornerò all'origine, ma torno a te che sei per me l'essenziale. Dopo questa canzone voglio leggervi invece un'altra poesia o anche dei pensieri, vediamo un po' dei pensieri, perché no, qualche pensiero sull'amore. Beh, Nicolas de Chamfort disse che l'amore, così come esiste nella società, non è più che lo scambio di due fantasie e il contatto di due epidermidi. Oh,
Goethe disse invece che quando non abbiamo più noi stessi, tutto ci manca. Oscar Wilde, quando vuoi davvero l'amore, lo troverai, che ti aspetta. Seneca, ti indicherò un filtro amoroso senza veleni, senza erbe, senza formule magiche. Se vuoi essere amato, ama. E concludo con Giuseppe Ungaretti, che in una brevissima frase dice che il vero amore è una quiete accesa. Rifletto e scrivo. Avanza nel tempo la consapevolezza negli animi esposti al rischio di essere banditi dalla società per la scelta che hanno in mente di fare. Scelta coraggiosa che implica sacrificio, ma che certamente darà in cambio gioia, serenità e forza d'animo. Ben vengano leggi d'amore a bandire l'indifferenza e a scuotere gli animi. Sulla cortina fumogena della cultura corrente scenderà neve, tanta neve candida a purificare e a chiarificare. Sono troppi gli intoppi burocratici sorti a procrastinare risoluzioni che porterebbero all'indigente sapore di comprensione e di solidarietà da parte dei loro simili, che purtroppo sono molto meglio propensi ad una vita comoda, di un'agiatezza vergognosa per lo sperpero di denari che andrebbero invece messi a disposizione di chi non ha lo stretto necessario per vivere. Ben vengano pionieri dell'amore, quello vero, fattivo e responsabile. Tutto ciò che si compie dovrebbe essere mosso dall'amore per la vostra gioia e per la gioia dei vostri fratelli. Avanza nel tempo la legge ed equa sarà quando tutti riconosceranno i diritti ai più deboli. Siamo giunti quasi alla conclusione del nostro, della nostra trasmissione. Volevo naturalmente ricordarvi del sondaggio del primo festival poetico di Vento Emozioni. Avete tempo sino al 20 marzo. Le poesie in gara sono L'amore di Giuseppe Scolese, Ultimo viaggio di Carla Colombo, La mia finestra aperta di Sergio Bascio, A Franco di Aurora Coppola e Fuori da te di Maria Teresa Infante. È stata veramente una selezione molto dura. 5 sono i titoli, quindi avete già votato, visto, ma avrete modo naturalmente di votare ancora e di poter esprimere le vostre preferenze sino al 20 marzo, quindi c'è ancora naturalmente del tempo. Io vi voglio ringraziare per l'ascolto e per questa puntata dedicata alla primavera e all'amore. Ci avviciniamo, come dicevo all'inizio, proprio alla stagione degli amori, non alla stagione primaverile. La prossima volta, quindi il prossimo appuntamento del 11 marzo, avremo un ospite del mese, come di consueto, come primo appuntamento, vi ricordo, avremo sempre un autore, un'autrice con cui poter parlare, intervistare, e avremo il piacere di ospitare un'autrice molto versatile, fa molte cose, quindi avremo modo di poter parlare con lei, ossia Maria Teresa Infante. Io vi ringrazio, quindi io vi abbraccio tutti, vi ringrazio ancora una volta di essere stati qui con noi e buona vita. Shadow.